Vasco Cagliarelli, segreteria regionale CGIL. Umbria, Perugina, è di oggi che la notizia che gli esuberi sono saliti a 400. Situazione Merloni, ex Merloni, non pare che non ci siano progetti o alternative. Centrale elettrica Pietrafitta, notizie molto sconfortanti. Umbertide, il suicidio di un imprenditore nell'ambito della metalmeccanica con commesse caduto nel credit crunch. Ci dica una sua idea, una sua opinione su quello che sta succedendo adesso in Umbria. Ci sono un filo conduttore di tutte le vertenze che in Umbria ci sono e sono moltissime. Potremmo allungare l'elenco, penso all'ultima di questa settimana, Terni Energia, appunto gli esuberi in una grande azienda che è importante, per la quale era anche, si era investito moltissimo in questa regione. Cioè, il filo conduttore di tutte queste vertenze è il fatto che c'è un totale sgoverno delle situazioni. Sono soluzioni ovviamente differenti, perché sono vertenze differenti, però che hanno, dal mio punto di vista, una incapacità di chi dovrebbe essere al timone di questa regione, delle associazioni imprenditoriali, del governo stesso per delle soluzioni di queste vertenze. Noi vediamo ogni giorno che aumenta l'elenco delle imprese che entrano in difficoltà per varie ragioni, ma che oggettivamente non trovano soluzioni. Questa vicenda terribile di un imprenditore che si suicida è la dimostrazione lampante di come sono state sbagliate completamente le politiche economiche. Il problema non era cancellare l'articolo 18, ma in realtà è il problema che le imprese oggi hanno è del credito, del rapporto con le banche, che sono strozzate dal rapporto con le banche, e questa è la dimostrazione che sono sbagliate politiche economiche. Inoltre, questa regione sembra totalmente inadeguata alla soluzione delle varie vertenze. Se penso all'ultima vicenda, questa sulla centrale di Pietrafitta, dove non c'è un'inadeguatezza dimostrata nel confronto e nella vertenza nei confronti della multinazionale Enel, dove appunto si rinuncia ad avere un progetto che possa essere un progetto valido per poter mantenere una produzione energetica in Umbria, e si dà per scontato che le due centrali di Bastardo e di Pietrafitta debbano andare verso la chiusura. Io credo che noi dobbiamo fare molto di più, bisogna lanciare una sfida forte a questa regione e quindi andare anche alla mobilitazione, una mobilitazione che le organizzazioni sindacali devono promuovere nel prossimo autunno, altrimenti noi non ne veniamo fuori da questa terribile crisi. E credo che c'è da sottolineare una carenza della cultura del lavoro anche in questa regione. Se penso che appunto anche parte dei mezzi di informazione in questi giorni terribili di caldo incredibili si sono informati di tutto, dei suoi cittadini, come affrontano il caldo, ci fosse stata un'indagine, maledizione, un'indagine dove le persone vanno a ricercare dove le persone lavorano in condizioni terribili, a 50 gradi, accanto alle macchine, di fronte alle saldatrici, agli alti forni. Non c'è stata nessuno che ha fatto un'indagine in questo senso. È la dimostrazione, la carenza di una cultura che il lavoro diventa un punto di vista minoritario, appunto, tutto il resto è appunto affrontato in un'altra forma. È recente la visita del vice ministro dell'economia Bellanova. Ci sono stati sviluppi, proposte da questo punto di vista per affrontare i vari problemi economici e del lavoro in Umbria? Io trovo singolare che un vice ministro pagato con i soldi dei contribuenti venga qui a fare una presenza dentro alle sedi di un partito in particolare, perché chiamato dal segretario regionale di un partito per affrontare tematiche che dovrebbero affrontare al ministero. Noi siamo al paradosso che sono incontrati con 200 lavoratori presenti sulla vicenda della Perugina a Roma, di fronte al ministero del Mise, poi qualche giorno dopo arriva il vice ministro qui per dirci assolutamente le stesse cose, cioè che avevamo diritto a ulteriori possibili casse integrazione e che serve un piano industriale da parte del Nestlé. Tutte cose che ci aveva già detto a Roma. Io lo trovo singolare, se non è appunto uno spot elettorale questo, non capisco che cosa è. Grazie.